Dottor Francesco Di Mario, responsabile funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, dove ci troviamo? Beh, ci troviamo ad Ardea, siamo immediatamente al di sotto della rocca di Ardea, in un terreno davanti all'area archeologica di Casarinaccio, in cui nel 1964 fu scoperta una struttura piccola ma di grandissimo interesse, un ninfeo di età tardo-repubblicana, trasformato successivamente, siamo nel IV-V secolo d.C., in un luogo di culto cristiano. In questo luogo di culto furono realizzati una serie di affreschi sacri di notevole qualità e il tutto rappresenta la prima testimonianza in questa porzione del territorio laziale della presenza di cristiani in un periodo così antico. Noi ci troviamo in un territorio ricco di storia. Bene, quanto ancora bisognerà scoprire, quanto ancora c'è da conoscere di questa antica e famosa civiltà? Ma questa è una domanda da un milione di dollari, non glielo so dire. Quello che le posso dire è che il territorio di Ardea è un territorio eccezionale dal punto di vista archeologico, è assolutamente ricchissimo e probabilmente conosciamo solo una parte, non so quanto grande, ma una parte dei reperti archeologici ancora nascosti perché sepolti nel terreno. Bisogna tenere presente che ciò che è stato portato alla luce è di valore eccezionale. Eccezionale non solo per il territorio di Ardea, ma per i collegamenti che ha con la storia di Roma antica, soprattutto con le prime fasi di Roma, quelle più antiche e meno conosciute, e tra l'altro con quel mito fondativo che è rappresentato dall'arrivo dei troiani di Enea nel Lazio. Dottor Di Mario, a quando l'apertura ufficiale di un museo archeologico ad Ardea? Questa è un'altra domanda a cui non so rispondere. Con il comune abbiamo messo su una serie di attività con la speranza di riuscire ad aprire questo museo, ma non ho ancora nessun tipo di certezza. Siamo in età tardo-repubblicana, era un luogo di culto, un ninfeo, probabilmente collegato a una ninfa, a una divinità legata alle acque, forse la ninfa Nazio o Nascio di cui parla Cicerone. Fu realizzata una nicchia con un altare e fu affrescato. Questo luogo rimase in uso per tanti secoli, sicuramente fino al 1200 d.C. chiaramente. Intorno al 1000 fu in parte restaurato e fu realizzata la pittura forse più bella, un Cristo pantocratico di straordinaria bellezza che sta proprio ai margini dell'arcosolio della nicchia dove è stato realizzato l'altare. In epoca successiva furono realizzati dei piccoli affreschi di valore artistico sicuramente minore, ma di interesse notevolissimo. Lo studio della struttura è complicato, lo stiamo facendo, è abbastanza lungo. La collaborazione, il lavoro fatto insieme con la Curia dell'Albano è stato assolutamente fondamentale, sia per l'interpretazione sia perché ci ha permesso l'accesso agli archivi del Vaticano, dove abbiamo trovato tracce del lavoro fatto negli anni 60 dalla Commissione Pontificia di Archeologia Sacra che si occupò dello scavo, del restauro e dello studio di questo ambiente.
Eccellenza, perché è importante che la gente conosca questi posti così importanti per la cristianità? Anzitutto per conoscere e verificare la storia del territorio. Noi non potremmo neanche progettare un futuro se non riuscissimo e se non riusciamo a entrare nella storia, nella vita di un territorio. Dico territorio per non intendo le zolle, ma intendo la storia della gente che ha abitato. Ora, questo ipogeo di cui oggi stiamo parlando è il segno di una vita che continua, è una realtà che nasce come un luogo religioso, un ninfeo, poi diventa qualcos'altro in epoca romana, in epoca imperiale e poi nel corso del tempo diventa un luogo di culto cristiano. Ora, al di là del succedersi delle funzioni e degli impegni, è la vita di una gente che non si ferma ma che procede e riesce ad assorbire, a far propria e a riproporre in una maniera nuova. Ecco, io credo che se noi riuscissimo a cogliere il meglio di quello che ci viene consegnato, elaborarlo con la nostra cultura, anche alla luce dei nostri problemi, e consegnarlo al futuro per le nuove generazioni, credo che faremmo un grande servizio. C'è un'importanza allora archeologica, c'è un'importanza storica di abitazione del territorio e c'è un'importanza anche culturale e di trasmissione di eredità a chi viene dopo di noi. Sindaco di Arde, a Luca di Fiori, Arde ha un patrimonio archeologico inestimabile. Cosa può fare l'amministrazione comunale in questi tempi così difficili per valorizzare e renderli fruibili al pubblico? Cosa può fare in questi tempi? È vero che Arde ha un patrimonio immenso. Oggi, come potete ben vedere, abbiamo dato vita, grazie alla sovrintendenza, grazie all'impegno della Curia, all'apertura di una struttura che è una gemma per il territorio. Questo ipogeo è di una bellezza inestimabile, ma come questo abbiamo tante altre risorse archeologiche da portare alla luce, da far visitare, per creare un percorso vero e proprio. Pensiamo a Santa Marina, pensiamo al Castro Minui, pensiamo a Casarinaccio, che sono posti dove stiamo lavorando. Pensiamo a San Pietro, che è una chiesa bellissima. Pensiamo alla torre di Tor San Lorenzo. Cioè, l'obiettivo dell'amministrazione qual è? Cercare in qualche modo di aiutare per mettere alla luce, mettere a regime dal punto di vista turistico queste aree e renderle fruibili a tutta la città in modo da poter creare un turismo vero sulla nostra città.